Marcella. Torna un appuntamento ormai cult per Salerno, 32esima edizione, il Festival dei Barbuti. Sì, torna la 32esima edizione con tante novità. La prima novità è Salifornia, dove ci sarà l'ingresso libero, dove potrete vedere un cortometraggio di Andrea Belluto. Poi ci sarà il premio Peppe Natella, ci sarà il Sapori a Teatro, dove in alcune serate del teatro verranno fatte delle degustazioni della terra, ecco, di frutta e quant'altro. E poi ci sarà il premio Peppe Natella, che quest'anno daremo a Benedetto Casillo, e tante altre novità. Diciamo, l'obiettivo è quello di conciliare l'aspetto artistico con quello della promozione del territorio. Sì, infatti quest'anno noi abbiamo chiamato Salerno nei Barbuti, proprio per concentrare che è tutta produzione salernitana. Personalmente, più volte, quando mi sono trovato a parlare con dei colleghi anche fuori dalla regione Campania, parlando dell'estate salernitana, subito mi hanno detto i Barbuti, perché effettivamente rappresenta una delle tappe più importanti. Quasi mai ci sono degli spettacoli, come dire, dove non si può andare con i bambini, con l'intera famiglia, non c'è mai volgarità, non c'è mai la presenza di spettacoli, come dire, un po' fuori dalle righe. Al massimo c'è qualcosa di molto estroso, di molto fantasioso, che poi la cifra anche di uno spettacolo innovativo. La rappresentanza dell'amministrazione, perché mi dovrò recare a svolgere altre incombenze. Dicevo, ho sentito la necessità e l'esigenza di essere presente. Un grande appuntamento quest'anno, 32esima edizione per il Festival dei Barbuti. È sicuramente l'appuntamento storico per antonomasia dell'estate salernitana, un appuntamento nel cuore del centro storico, una rassegna amata dai salernitani indipendentemente dal programma, un programma per la verità che è sempre puntuale, attento alle esigenze di quel pubblico estivo che spesso chiede uno spettacolo interessante, ma chiede di passare una serata d'agosto in un bel contesto e intrattenuto adeguatamente. Teatro, musica, danza sono gli ingredienti classici di una rassegna che ancora una volta sono sicuro avrà il successo che merita. Con una squadra di amici di Salerno, e questa è già la vittoria più grande, perché un contesto cinematografico qui non c'era, almeno finora, mai stato. E poi sì, sono arrivate le selezioni in giro per i festival d'Italia e anche all'estero, quindi siamo contenti del percorso che sta facendo il cortometraggio, ma soprattutto di presentarlo qui a Salerno per la seconda volta, per la prima volta però al grande pubblico. L'esigenza che ti ha portato a firmare questo cortometraggio qual è stata? L'identità di questa città che è insita in me, volevo raccontarla, soprattutto adesso che purtroppo sono, per esigenze lavorative, mi sono spostato, mi sono allontanato. Allora raccontiamo, no? Le esigenze lavorative, il privato, dove stai lavorando adesso, cosa ti ha spinto a intraprendere questa carriera? Adesso vivo a Roma proprio per cercare di inserirmi in questo contesto cinematografico che è necessariamente solo a Roma, però già con questo primo lavoro abbiamo provato a spostare un po' il contesto, abbiamo avuto una grandissima risposta non solo di pubblico ma proprio di appassionati che ci hanno aiutato nelle giornate di set, ci hanno sostenuto con ogni mezzo.